Ok, non so se il video era partito, se si è spento cosa, comunque, in ogni caso adesso dovrebbe comunque star registrando. Quindi salve a tutti, bentornati comunque se non l'ha registrato su Minecraft Dungeon. Vedrete che ho una visione diversa, insomma, tutto ciò perché praticamente ho avuto un problema e adesso niente, non so le robe, insomma, cioè mi ha resettato la partita, se vedete, Pinnacolo d'Ossidiana. Comunque. Finalmente, non ho ancora fatto neanche questo, tutto questo semmai lo faccio off camera. Oggi andiamo finalmente nel DLC della neve, che alla fine era passato un sacco di tempo, cos'era l'anno scorso, era stato nel 2020 che c'era sta roba, ma che io vi ho detto, cercherò di giocarlo, ciao, però comunque oggi comunque lo vedremo. E successivamente vedremo anche Howling Peaks e Flames of the Nether. Ma prima di tutto andiamo a fiordo ghiacciato, il tortuoso sentiero invernale. Per raggiungere l'origine dell'inverno eterno, dobbiamo addentrarci nelle profondità di queste lande innevate, con un fiume ghiacciato come unico punto di riferimento. Sentieri ghiacciati e pericolosi, nemici attendono tra lì. Tra il vento e la neve, una fortezza solitaria che si staglia in lontananza sembra essere l'unico rifugio dalla furia degli elementi. Già la descrizione attira insomma un po' la curiosità. Questo è un altro tipo di villager che ancora non abbiamo visto. Potrei avere un'idea di qual è, l'Ice Hologer, mi sa. Che non ne sono certo, però, che in teoria era una delle cose che potevano scegliere i player, insomma, noi giocatori, per raggiungerlo in Minecraft. Credo che sia lui, Cioè, siamo in un DLC della neve e tutto, quindi un pezzo dell'orb. Sì, questo lo sappiamo. L'avrà congelato. Sì. Mi dispiace un po' per le persone. Quindi dobbiamo. E già vedo quel maledetto del tizio che evoca i pilastri. Ok. Quindi praticamente questo inverno orribile è stato causato dall'arrivo dell'orb, del pezzo di Orb of Dominance. Se vi dico. Aspettate, devo cambiare l'animale cosmetico, giusto? Mi stavo dimenticando, la volpe artica, che hanno aggiunto un bel po', come potete vedere. Sì, c'è anche il baby ghast, ma ovviamente lo vedremo quando ci faremo Flames of the Nether. Per oggi verremo accompagnati dalla nostra simpatica volpe artica. Ok. Oh, un coniglio gigante, comunque, sì, che dà carne di maiale, però vabbè. Notate come anche gli zombie sono congelati. Oh, ovviamente ci hanno messo gli stray. Oh, magari mi danno oggetti curativi. Ok, continuiamo. Ma mi lancio le palle di neve? Fammi capire, sti zombie. Ah, non era lì che volevo andare. Senti, continuiamo a seguire il fiume. Sì, comunque ci lanciano le palle di neve, tipo qualcosa. Sì, dovrebbero essere palle di neve, mi sembra. Però gli zombie ci tirano palle di neve. Maledetto, dove sei? Non ho letto cosa faceva la pozione, vabbè. Anche poi, mentre che qua affrontiamo sti maledetti.
schifosi villager che si sono detti qua è andato tutto distrutto, sfruttiamo la cosa. Oh! Mi dispiace orso polare, non volevo. Continuiamo a seguire il sentiero. Attacchiamo che il nostro povero cagnolino non ce la può fare. Bravo cagnolino. E ancora non ho letto cosa fare, ancora ho ucciso un corvo per sbaglio. E non per dire, ma qua sul ghiaccio si scivola. Senza contare che il fatto che il mio mouse a volte non risponda dai comandi perché si stacca un pochino il filo, perché ho il mouse a filo perché è l'unico che ho al momento, tu perché l'altro, diciamo che non, cioè avevamo l'avevo rotto, da tanto che andavo, cioè come dire. Da quanto l'ho usato, si era rotto, sembrerebbe, almeno così sembrerebbe. Ma in ogni caso, e quindi di questo di certo sul ghiaccio, cioè in un fiume che se ti cadi dentro ti ghiacci appunto. E niente, basta però. Non è comunque di certo d'aiuto. Però in ogni caso, maledetti, avete ucciso il cagnolino! Scusatemi, è rivenuto il 21 episodio di Minecraft Dungeon che abbiamo fatto. Un attimo, non vorrei dire però. Metto un altro totem e inoltre mi metto spine sulla veste dell'anima. Mi manca, che se ve lo stesse chiedendo, sì, mi manca, com'è che si chiama, la nostra vecchia armatura, insomma, la tipo del ragno, del ladro furtivo ragno, non mi ricordo cos'era, eravamo, quella che avevamo sbloccato grazie all'altra shard, insomma, all'altro pezzo dell'orbe. Cos'era? Sopravvivi all'imboscata, sì, ma cos'era quel suono? Mi sa che anche stavolta l'orb si è creato. Sì, questo è c'è un ice auger, c'è un ice auger da qualche parte. Non c'era più. Sì, ok, quella era l'ice auger, l'ho visto. Ice auger, non so il nome. Guardate! Yeah! Cioè, guardate, cioè ti crea sto affare che ti stordisce pure. Cioè, oltre a farti danno, ti stordisce il suo schifo. E ovviamente, cioè, sapevo che veniva da. Mi sembra che di ricordare che veniva da qua. Ok, in ogni caso. Sì, comunque questi qua ti lanciano le palle di neve. Anche poi, come vedete, cioè, ho trovato niente. Ho fatto alcuni livelli prima di Paludum 10, ora sapendo che c'era il boss. E il fatto è che c'è. Cioè, praticamente l'ho trovato il faro, no, corrotto. E praticamente in pochissimo tempo. Ok, non è stata una buona idea. Ma bue.
Non me l'aspettavo la trappola con i creeper. Vabbè. Andiamo avanti. Comunque vi dicevo, cioè con sto coso, bellissime le storie attive. Vabbè, saranno meglio quelle che ci saranno poi in Minecraft col cave update. Però scusate un attimo. Scusate, erano problemi tecnici, diciamo così. Però, oh, cioè, potrebbero prendere spunto da queste caverne che hanno già fatto tutto qua. Potrebbero fare un tipo di caverna tipo del ghiaccio nei biomi freddi, tipo la Snow Tiger o quelli là. E anche metterci dei mob esclusivi, magari tipo, non so, ora qua ci sono i ragni normali, però magari non so, appunto sti zombie magari, boh. Oddio, in generale servirebbe un update per quelle zone, perché praticamente non c'è niente a parte gli igloo. E come caratteristica unica dei mob ci sono gli stre... Vabbè. Beh, vabbè, mi devo ricordare anche del fatto che cioè, c'è anche la giungla, è anche messa peggio, messa, cioè, sì, c'hanno la struttura, però. Ok, comunque continuiamo così. Che stiamo andando bene, secondo me. Continuiamo così, Leopacchiotto purtroppo c'è morto, però sono cose che capitano, dai. Tanto poi lo riporti indietro. Ok, utile, l'ho sprecato un attimo ora, però. Era giusto per testare il totem degli scudi. Ora il terzo me l'ho fatto qua. Pensavo che fosse tipo l'acqua di prima. Qua c'è un creeper di neve, ok. Una roba del genere, questo potrebbe essere un'idea. Ok, dove ci sono mostri e dove bisogna continuare. E direi, quindi... Ma poi da come la droppano la carne di maiale? Anche perché si sente il rumore del maiale stesso quando la droppano, quindi... Vabbè. Si scopre che erano tutti maiali. O fine. Oh, però, sto fiordo innevato, quel che è, c'ha anche delle bellissime... Vabbè. Scusate. Comunque c'ha comunque delle bellissime caverne, sto posto. Questo sembra Blackstone. Non credo che io debba andare qui. Immagino che... Sì. Un illusionista? Ah, quello è il mob di... che avevamo visto! È l'illusionista! C'è anche un Enceologer. Se va. No, beh, cioè, è forte. Cioè, io sono anche un po' più debole. Quello di come me ero prima. Però, c'è cioè, anche lui forte.
Maledizione, ne ha sto mouse che ci si mette anche lui. Mi sento che non era lei, signore. Ok, ho sconfitto all'illusionista. Non mi aspettavo fosse l'illusionista, che quello viene da, in teoria, Minecraft originale, non è mai stato aggiunto e si può spawnare con i comandi in Java. Però, wow. Vabbè. Comunque, non pensavo. Comunque ora dobbiamo continuare a seguire di nuovo il fiume. Immagino che stiamo seguendo il fiume perché porta praticamente in zona di questa specie di roccaforte. In cui mi sa, guarda un po' chissà perché, credo che sarà dove si è annidato l'orb. Sì, vabbè, l'orb. Il pezzo dell'orb, perché ricordiamoci che l'orb è andato distrutto quando abbiamo combattuto l'Archillager e la sorpresina. Vabbè, andiamo avanti. Iceologer! Continuiamo ad ammazzarli perché. Quanti Iceologer! No. Sì, vabbè, quanti erano? Quanti? Ma qua! Cioè, ma c'avevo 2 chilometri di ghiaccio in testa, c'avevo. Altro che, ma c'avevo 2 chilometri di ghiaccio in testa io. E. Ora, voglio. Ma c'avevano. Cioè, ma stavano spawnando i 2 chilometri di ghiaccio in testa. Sì, ma. Vabbè. Ma cosa? Maledetto mouse. Cioè, è sempre con il mouse, non per dire. Cioè, se mi vedete che vado addosso a cose. Se, cioè, e questa è la mia ultima opportunità. Cioè, per niente, mi sono giocato tutte le vite. Cioè, ora mi rimane una vita. Maledetti Iceologer. Ok, forse è meglio che sia stato scelto il Glow Squid a questo punto. Non perché non mi volevo trovare a scalare con questi cosi che ti buttavano. Che ti buttano il ghiaccio. I chilometri di ghiaccio, poi ci sono più di uno. Ah, devo andare dall'altra parte. Mi scusi. Poi cosa stavo cercando di fare? Niente. Ok. Voleva lui, voleva, e invece. Poi mi sa che comunque le frecce, cioè degli stray in questo gioco hanno un effetto tipo di rallentamento roba del genere. Andiamo avanti. E niente. Volevano loro, volevano. E invece non mi hanno ucciso. Beh, ovviamente comunque è finita la senso che si siano portati gli iceologi. Sono in un bioma innevato che è utilissimo qualcuno che riesce a generare del ghiaccio. Anche sono i zombie che mi rallentano così. Perché le palle di neve, giusto, sono fredde. Ah!
Ammazziamo il creeper. Ah sì, che poi c'è un incantamento dell'armatura che ovviamente io rotolo e lui spara. Con, ecco, vedete? Ha sparato una freccia mentre rotolavo. Abbassa il ponte levatoio. No, non oggi. Oggi comunque. Mi sa che ti farà tipo una roba. Bala, vi ricordate nei pascoli di zucchero? Se mi sa proprio di sì. Sì, ma anche. Se ci mette anche più da fare, cioè, però. Cosa buona in teoria. Anche le anime del finto illusionista funzionano. Si era rotto un attimo il gioco. E questo mi ha ricordato un po' a Pascoli di Zucca, vi ricordate? Ah, bei tempi. Quando eravamo ancora nella storia principale. E stavamo ancora affrontando l'Archilla, c'era il gelo insidioso dell'ultimo. Sì, ci avevo indovinato, la scheggia è all'interno della struttura. Vabbè, finito qua il video, quindi se vi è piaciuto il video mettete like. Se non volete perdervi altro, noi vediamo se c'è qualche nuovo manufatto, cos'è che erano, artefatti, ecco come si chiamava. Comunque, se volete seguirmi, lasciate, cioè, iscrivetevi, col tasto appunto che vi permette di iscrivervi. E successivamente, ricordatevi anche, com'è che era? Scusate, mi sto flippando un attimo. Ricordatevi anche, se appunto volete seguirmi, di attivare la campanellina, così non vi perdete nessun mio nuovo fantastico video. E per oggi direi che è tutto, ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!